Iniziamo questa Quaresima nell'ascolto della parola di Dio. La nostra vita spirituale non può fare a meno della parola. Nella seconda lettura, dalla lettera di Paolo ai Romani, abbiamo ascoltato le parole di Mosè: vicino a te è la parola. Questo termine è scritto con la P maiuscola. È la parola di Dio, vicino a te è la parola di Dio, sulla tua bocca e nel tuo cuore. Ecco, questa parola di Dio è impressa nella nostra bocca, è impressa nel nostro cuore. Noi la dobbiamo proclamare, questa parola di Dio viene da Lui e in qualche modo questa parola deve espandersi nel mondo. Ma nello stesso tempo questa parola deve essere accolta nel cuore. Con il cuore si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Notate, giustizia e salvezza sono quasi sinonimi, eh? Giustizia sarebbe la santità di Dio in noi. La salvezza è la catarsi totale della nostra vita. Dal peccato il Signore ci riporta alla dignità di figli di Dio in pienezza. E tutto questo viene dalla parola. Ecco allora che questo cammino spirituale che noi facciamo durante la Quaresima si deve impregnare di parola. Ognuno di noi, penso, nella propria casa alla Bibbia. Diamogli un posto significativo nella nostra casa. Apriamo questa parola. Maciniamola questa parola, trituriamola questa parola, facciamo sì che questa parola sia digerita in noi per portare in noi sentimenti nuovi. E sapete qual è il miracolo della parola di Dio nella nostra vita? Abbiamo la capacità a un certo momento di interpretare la realtà con gli occhi di Dio, con il cuore di Dio. E allora noi saremo capaci di dare una risposta vera, autentica, efficace a tutti i bisogni degli uomini. Diventeremo strumenti docili nelle mani del Signore per creare attorno a noi il regno di Dio. Vicino a te è la parola. Signore, sia sempre di più vicino a noi la parola, la tua parola, che impregni ogni sentimento del nostro cuore, ogni pensiero del nostro cuore, ogni linguaggio del nostro cuore. Abbiamo ascoltato nel Vangelo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano dove era stato battezzato e lo Spirito Santo era sceso su di lui sotto forma di colomba ed era stato presentato al mondo durante il battesimo: questo è il mio figlio di Dio. Allora, pieno di Spirito Santo, guidato dallo Spirito nel deserto, fu tentato dal diavolo. Qualcuno magari dice: lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, nel senso che la tentazione del diavolo fa parte anche della pedagogia di Dio, della economia di salvezza che Gesù è venuto a portarci. Gesù tentato dal diavolo, e la tentazione è come una seduzione al male. Notate, Gesù fa sempre riferimento alla parola di Dio, ma anche lo stesso diavolo a un certo momento fa riferimento alla parola di Dio. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù da qui, dice il diavolo. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Notate, anche la stessa parola di Dio può essere interpretata in un modo non vero, non autentico. Ora, noi, come Gesù, possiamo anche superare le nostre tentazioni, le nostre difficoltà, le nostre seduzioni, facendo riferimento sempre in un modo autentico alla parola di Dio. Sta scritto. Ci sono dei momenti quando la nostra razionalità, i nostri pensieri vorrebbero avere il sopravvento. Sì, Signore, tu dici questo, ma... E vorremmo portare la nostra parola
al posto della parola di Dio. È una tentazione grande. Quanto è importante invece mettere da parte il nostro orgoglio, la nostra saggezza, per aprirci totalmente e umilmente alla parola di Dio, che può trasformare radicalmente i nostri cuori, ma anche la realtà in cui noi siamo inseriti. Sta scritto. Certo, la parola di Dio è quella scritta nel libro della Bibbia, ma è anche quella iscritta dentro di noi, e che Dio parla in noi, nella nostra coscienza. Com'è importante percepire questa parola, solamente in sintonia, in obbedienza a questa parola, possiamo dare delle risposte efficaci alla realtà e possiamo anche superare le prove. Impariamo da Gesù, sta scritto. Nella prima lettura invece abbiamo ascoltato un brano del Deuteronomio. Il sacerdote prenderà la cesta delle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore: mio padre era un arameo errante, scesi in Egitto. Che cosa sta realizzando? Un momento liturgico. Sì, Dio è datore di tutto, Dio è il creatore, Dio dà i frutti della terra. Allora l'uomo riconosce tutto questo, prende la primizia dei frutti del suo lavoro, li porta al Signore. Bene, queste cose poi sarebbero servite per i sacerdoti, per il culto, per i poveri, per tutto il resto, ma che cosa significava tutto questo? Un atto di fede. Riconoscere che Dio è il Dio della storia, il Dio della vita. E a un certo momento l'uomo che porta queste cose al Tempio deve dire questa espressione: mio padre era un arameo errante, scesi in Egitto, vi stette come un forestiero, gli egiziani ci maltrattarono, gridammo al Signore, il Signore ascoltò la nostra voce. Si sta facendo memoria della storia. C'è questo Dio che è creatore e anche colui che guida la storia dell'uomo, la storia della nostra vita. E allora dobbiamo imparare anche da questa parola di Dio, fare memoria: chi è stato Dio nella mia vita? Potremmo rileggere la nostra vita e potremmo percepire e affermare, riconoscere tutto quello che Dio è stato nella mia vita. Io sono una persona che tante volte non è stato coerente con la legge di Dio. Io sono una persona che sono stato immesso in una famiglia. Io sono una persona che sono nato in un determinato contesto storico. Ma in tutta quella che è il percorso della mia vita, sì, in tutto questo percorso, Dio mi è stato sempre accanto. Dio è il Dio della mia storia. Dio mi prende per mano e mi conduce. Ecco perché l'atto di culto più bello è questo riconoscimento di quello che Dio è nella nostra vita. Fare memoria e leggere la nostra vita in funzione di Dio, direi nell'ottica di Dio. Questo Dio, Dio della vita, ci ha creato, ci conduce con la sua provvidenza, ci chiama a sé. Ecco, tutta la vita è un percorso che viene da Dio e ritorna a Dio. E siccome Dio è amore, tutto questo percorso è un percorso d'amore. La nostra vita è un'avventura di amore. Quante volte noi siamo alla ricerca di un senso alla nostra vita? Bene, il senso più vero della nostra vita è proprio questo amore che circola in noi. Siamo venuti dall'amore, viviamo nell'amore, torniamo all'amore. Per tutta l'eternità godremo Dio e gioiremo in Dio della nostra vita assieme ai nostri cari e tutte le persone che il Signore ci ha messo accanto. Questo è convertirsi,
Questo è riconoscere la bellezza della presenza di Dio nella nostra vita. Io voglio offrirci un cuore nuovo, un cuore di carne. È bellissima la canzone che abbiamo ascoltato all'inizio della Santa Messa. La conversione è proprio questo, riconoscere quel cuore di carne che Dio ha messo dentro di noi, capace di compassione, capace di servizio, capace di attenzione a tutte le realtà che sono accanto a noi, alla luce di Cristo crocifisso, che la cui passione è anche passione degli uomini. Ma c'è Maria, sì, Maria la mamma, che ci conduce in questo percorso di sofferenza e di vittoria. Amen. 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 Amen.